oggi la vostra vita attraverso le mani del Vescovo si consacra a Cristo per il servizio ai fratelli. E nella preghiera di ordinazione noi pregheremo il Signore perché effonda su di voi lo Spirito Santo in abbondanza, chiedendo per voi che siate pieni di ogni virtù. Poi mi piacciono le qualificazioni: sinceri nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli, umili nel loro servizio, retti e puri di cuore, vigilanti e fedeli nello spirito. Esempio della loro vita, prima che delle loro parole o dei loro atti, tutta la vita sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori nel tuo popolo santo, sostenuti dalla coscienza del bene compiuto, forti e perseveranti nella fede, siano immagine del tuo Figlio, che non venne per essere servito, ma per servire, essere a immagine del Figlio di Dio venuto a servire l'umanità. Dalle parole di Sua Eccellenza Monsignore Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno Campagna Cerno, che stamane, 26 ottobre, presso la Cattedrale dei Santi Matteo e Gregorio Magno, ha consacrato 3 diaconi, si comprende il profondo significato di una ordinazione diaconale e del ruolo precipuo del diacono. Esprimono bene la dimensione peculiare di servizio, in greco diaconie. Servizio della parola, della liturgia e della carità per la comunità ecclesiale, così come evidenziato dal Concilio Vaticano II. Ma dimensione posta in evidenza anche da Papa Francesco, proprio nell'ultima enciclica di Lexit Nos, pubblicata giovedì scorso, largamente citata da Monsignor Bellandi durante l'omelia della celebrazione di ordinazione. Dice il Papa: «Siano immagine del Figlio di Dio, che non venne per essere servito, ma per servire». Per Davide Barra, Antonio Cerasuolo e Emanuele Gagliardi, i 3 seminaristi ordinati stamani, si tratterà del cosiddetto diaconato transeunte, ovvero della tappa alla quale sono ammessi i candidati al sacerdozio, che si differenzia dal diaconato permanente che non prevede l'ordinazione sacerdotale. La finalità di questa tappa è duplice. Da una parte si tratta di essere inseriti nella vita pastorale, con una graduale assunzione di responsabilità, in spirito di servizio. Dall'altra di adoperarsi per un'adeguata preparazione, ricevendo uno specifico accompagnamento in vista del presbiterato. Particolarmente suggestivo il rito di ordinazione. Con l'imposizione delle mani da parte del vescovo e la preghiera di consacrazione, il candidato viene ordinato diacono. Nella simbologia del rito rientra anche l'indossare le vesti liturgiche, che per il diacono sono la stola e la dalmatica. Tra i riti liturgici carichi di significato vi è anche il prostrarsi al canto delle litanie e la consegna del Vangelo che il diacono è chiamato ad annunciare.